Ma guardi, la mia posizione è di un centro studi, ma innanzitutto la posizione di un imprenditore. E devo dire la verità, qualche volta le posizioni del sindacato mi sembrano lunari. Cioè, il tema è che non si creano posti di lavoro per decreto o perché si ha la pretesa di piegare la realtà alle idee. Siamo in Aspetti, magari decrescita. qualcuno se ne crea. No, almeno parlo un minuto, almeno Sì, quello che va, mi consente. vada, vada. Allora, siamo in decrescita, abbiamo un costo del lavoro medio a 28 euro l'ora che è molto più alto, che ne so, di altri partner europei, in Portogallo è 11 euro, in Polonia 7. Il tema è che dobbiamo superare sicuramente le condizioni di precarietà che toccano metà dei giovani, ma chiederci anche perché in Italia la disoccupazione giovanile è al 43% e in Germania non supera l'8. E evidentemente perché loro, ad esempio, come Schroeder, hanno avuto il coraggio di riformare guardando con occhi nuovi il lavoro, mentre noi abbiamo la pretesa di rimanere sempre fermi immobili. Abolire l'articolo 18 come simbolo è non facilitare i licenziamenti, ma facilitare le assunzioni. Perché la sindacalista della CGIL, della FIUM, per meglio dire, dovrebbe sapere che il timore spesso dell'imprenditore di fronte all'licenziamento è che comunque la pronuncia sia contraria, perché 9 volte su 10 la pronuncia della magistratura è contraria, e che il reintegro voglia dire coprire magari tutti quegli stipendi che sarebbero maturati nel periodo che è intercorso tra licenziamento e pronunciamento della magistratura. In condizioni come queste, col nostro manifatturiero che cala, in condizioni di recessioni evidentissime, se non abbiamo il coraggio di riformare in maniera radicale, secondo me non solo per i nuovi assunti, ma per il complesso dei lavoratori, il nostro sistema, noi non ne usciamo. Guardi, qualche volta mi chiedo questo: venisse da un paese lontano qualcuno e gli dovessimo spiegare perché abbiamo 3 milioni e mezzo di lavoratori, cioè i dipendenti pubblici, illicenziabili, e abbiamo metà dei lavoratori italiani che invece sono completamente privi di diritti, e questo è un po' anche un connubio, uno scontro in qualche maniera giovane e vecchio qualche volta, ecco, credo che faremo fatica a spiegarglielo dal punto di vista etico, ma dal punto di vista anche del Sì, buon sì. senso. Si tratta a questo punto di fare un ragionamento che è un ragionamento di E prospettiva e questa che questione che ha detto dice. Sì. adesso dei lavoratori è stata citata da Ichino, è stata citata anche da Bonanni, in modo Sono diverso, ma stati siamo citati in modo seduti su diverso, questa realtà. ma è di tutta evidenza, però mentre condivido la posizione di Ichino, faccio fatica a condividere la posizione di Bonanni che dice in buona sostanza che Certo. cosa? Ci sono molti giovani co-co-co, partite IVA in Sì, posizioni, come dire, riassorbiamo spagnole, prima quelli. riassorbiamoli, sì certo, ma se non ci sono le condizioni economiche per riassorbire loro e mantenere questa situazione di costo del lavoro, è un cuneo fiscale che arriva al 45% quando la media OCSE è del 35%, noi non abbiamo capito nulla. Questo vorrà dire che dovremo riassorbire quelle posizioni, ma anche avere il coraggio di modificare quelle di larga parte di quei lavoratori italiani che oggi sono in condizioni Almeno effettive per il di futuro. licenziabilità, ma per il futuro Certo. certo, ma non perché i lavoratori desiderino licenziare, ma gli imprenditori, ma perché gli imprenditori per assumere oggi hanno bisogno di condizioni di flessibilità. Vi faccio dire solo una cosa. 30 secondi, Abbiamo lei ha 30 30 secondi. secondi, abbiamo rielaborato come centro studi su dati del World Economic Forum, quindi dati di assoluta scientificità, il dato dell'efficienza italiana del lavoro, l'ha riportato anche il Corriere della Sera. Siamo 136esimi su 144 paesi, ultimi in Europa. Perché siamo gli ultimi per efficienza del lavoro? Siamo gli ultimi per l'incapacità di creare relazioni impresa-lavoratore, siamo Aspettatevi. incapaci di creare condizioni di assunzione e licenziamento che siano più facili e più flessibili. Purtroppo su questo tema io dico che vi devo richiamare perché è interessantissimo e la realtà vi dà delle cose da dire e se me lo promette, domani noi continuiamo anche con lei, signora, e anche con Blassoni, continuiamo su questo tema perché l'ha appena accennato. Ora vi devo salutare, ringraziare. Veramente domani continuiamo, fatti e misfatti, all'una vi lascio al TG Com, purtroppo l'argomento ci interessa, ma il tempo è tiranno. A domani!